Cosa è successo ieri sera al Parlamento catalano, dove è stata organizzata una cerimonia ufficiale senza atti ufficiali e proclamata una nuova repubblica ma senza effetti legali? Lo vediamo insieme, tra poco, dopo la sigla. Ieri sera il presidente catalano Carles Puigdemont ha dichiarato l'indipendenza della Catalogna in un discorso molto atteso di fronte al Parlamento catalano, ma poi ha subito sospeso gli effetti della sua dichiarazione per poter iniziare dei negoziati con il governo centrale spagnolo di Madrid. Con questa decisione Puigdemont ha cercato di tenere insieme la variegata coalizione politica che lo sostiene, accomunata praticamente solo dall'indipendentismo, e allo stesso tempo riconoscere il risultato del referendum senza però tagliare bruscamente i ponti con la Spagna. Semplificando molto, possiamo dire che sì, c'è stata una dichiarazione di indipendenza, che però, almeno per ora, non avrà effetti legali. In pratica, il governo guidato dal presidente catalano Puigdemont ha deciso di optare per quella che i giornali spagnoli nei giorni scorsi avevano chiamato la declaración en diferido, traducibile come dichiarazione differita, cioè una dichiarazione di indipendenza la cui applicazione è rimandata in un momento futuro e non si sa quando. Sul fatto che il governo catalano consideri quella di ieri una dichiarazione di indipendenza però non ci sono dubbi. Dopo la seduta parlamentare, i deputati di Junts per il Sì, la coalizione indipendentista al governo, e della CUP, la candidatura di Unità Popolare, partito indipendentista di estrema sinistra che appoggia il governo Puigdemont, hanno firmato un testo, di nessun valore legale diciamolo, nel quale si proclama la nascita della Repubblica Catalana. Poi i deputati che sostengono il governo hanno cantato l'inno catalano, il Segador, e hanno proclamato la nascita della nuova Repubblica di Catalogna. È stata una cerimonia ufficiale senza l'atto ufficiale. Ieri sono emersi pubblicamente degli screzi tra Junts per il Sì e la CUP. Junts per il Sì è una coalizione nata alle ultime elezioni regionali nel 2015 ed è formata da partiti molto diversi tra loro. Per esempio c'è il PDECAT, Partito Democratico Europeo Catalano di destra, a cui appartiene anche il presidente Puigdemont. La CUP invece è un partito di estrema sinistra, indipendentista e marxista, che c'entra poco con il PDECAT, se non per avere l'indipendenza come suo primo e fondamentale obiettivo. Ieri, prima dell'inizio della seduta parlamentare fissata per le 18, Puigdemont si è scontrato con la CUP, la quale riteneva che il discorso che avrebbe letto il presidente catalano fosse troppo, per così dire, morbido. La CUP si aspettava, o sperava, non è chiaro, una dichiarazione di indipendenza con effetti immediati. L'inizio della seduta è stato così rimandato di un'ora. Le divergenze si sono viste anche dopo, durante il discorso di Puigdemont. I deputati della CUP sono stati gli unici tra quelli che appoggiano il governo a non applaudire. Inoltre, Anna Gabriel, leader della CUP, ha iniziato il suo intervento dicendo: "Oggi avremmo dovuto proclamare una Repubblica Catalana. Forse abbiamo perso un'occasione per farlo." Al termine della cerimonia informale di proclamazione della nuova Repubblica Catalana, infine, il portavoce della CUP, Quim Arrufat, ha detto che i deputati del suo partito non parteciperanno più ai lavori parlamentari finché non vedranno veri passi in avanti verso una dichiarazione di indipendenza che abbia però effetti giuridici. Arrufat ha chiesto che Puigdemont stabilisca delle scadenze nel processo che dovrebbe portare all'effettiva indipendenza. Lo stesso hanno fatto alcuni esponenti dell'Assemblea Nazionale Catalana, l'ANC, e di Òmnium, due organizzazioni indipendentiste molto forti e influenti in tutta la Catalogna. Se la CUP farà quello che ha detto, quindi smetterà di partecipare all'attività del Parlamento catalano, le conseguenze per il governo potrebbero essere pesanti. Senza i voti della CUP, infatti, il governo di Puigdemont non ha più la maggioranza parlamentare. Non è chiaro se questa sia una spaccatura irreversibile all'interno del fronte indipendentista o se la CUP abbia preso una posizione così netta solo per rassicurare il proprio elettorato, deluso dall'incertezza provocata dal discorso di Puigdemont. È una cosa che probabilmente si vedrà solo tra qualche giorno o qualche settimana, quando le intenzioni del governo catalano diventeranno più chiare. Non tutti i partiti politici spagnoli sono d'accordo su quello che è successo ieri al Parlamento catalano. Per alcuni Puigdemont non ha fatto alcuna dichiarazione di indipendenza, per altri invece l'ha fatta. Nella prima categoria rientra Podemos, che negli ultimi giorni aveva cercato di riempire uno spazio politico che si era creato con la crisi tra il governo catalano e il governo spagnolo, presentandosi così come il partito del dialogo. Pablo Iglesias, leader di Podemos, aveva cercato di spingere Puigdemont e Mariano Rajoy
primo ministro spagnolo, a incontrarsi e a cominciare a parlare, senza però ottenere alcun risultato. Per ora la strategia di Podemos non sembra funzionare, le due parti sono troppo distanti e lo stesso governo Rajoy ha mostrato di voler mantenere una posizione dura e ferma verso i leader catalani. Non è un momento facile nemmeno per il Partito Socialista, che ha mostrato di essere molto diviso. Per esempio, dopo il discorso di Puigdemont, Nuria Martinez, vice segretaria del PSC, Partito Socialista della Catalogna, ha scritto su Twitter che la decisione del presidente di sostenere gli effetti della dichiarazione di indipendenza era stato un gesto di responsabilità e che era arrivato quindi il momento del dialogo. La posizione invece del PSOE nazionale sembra essere molto diversa. Negli ultimi giorni il capo del PSOE, Pedro Sánchez, aveva detto che il suo partito avrebbe appoggiato le misure prese dal governo di Rajoy per riportare una legalità costituzionale in Catalogna. Ieri sera, dopo la dichiarazione di indipendenza, ha tenuto una conferenza stampa José Luis Ábalos, il numero 3 del partito. Ábalos ha parlato dell'incertezza di definire chiaramente che tipo di dichiarazione di indipendenza sia stata fatta al Parlamento catalano, ma ha aggiunto che non ci sarà alcuna possibilità di dialogo senza un ritorno alla legalità e di non fidarsi per niente dell'intenzione del governo catalano di avviare un vero dialogo con le autorità di Madrid. Quindi sono molto scettici quelli del PSOE. Intanto il governo di Madrid sembra voler trattare quella di ieri sera come una dichiarazione di indipendenza in piena regola, nonostante non abbia alcun effetto giuridico. Dopo la seduta del Parlamento, la vicepresidente del governo spagnolo Sáenz de Santamaría, del Partito Popolare, ha annunciato che è stato convocato un consiglio dei ministri straordinario per questa mattina alle 9. Santamaría ha anche preannunciato che il governo spagnolo approverà delle misure concrete per rispondere alla dichiarazione di indipendenza fatta da Puigdemont al Parlamento catalano. Non si sa che tipo di misure deciderà di prendere il governo spagnolo. Da giorni si parla della possibile applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, cioè quello che permetterebbe al governo di Madrid di sospendere l'autonomia della Catalogna e sostituire i membri del suo governo. Il problema è che l'articolo 155 non è stato mai applicato e non è chiaro cosa significa esattamente sospendere l'autonomia di una regione spagnola. C'è poi da considerare che la Catalogna dispone di una forza di polizia che risponde direttamente al governo catalano, i Mossos d'Esquadra, che già il giorno del referendum aveva mostrato di essere, per così dire, molto vicina alla causa indipendentista. Un'altra cosa che non si sa è come potrebbero reagire i Mossos di fronte a una dura reazione del governo di Madrid. Detto questo, il discorso è molto semplice. Bisogna aspettare, sia per comprendere quali possano essere le reazioni dello stesso elettorato dei partiti indipendentisti, sia per permettere al tempo, che poi è il vero giudice supremo in queste occasioni, di emettere un verdetto definitivo. Bisogna sempre permettere al tempo di metabolizzare gli eventi al fine di poter comprendere se gli avvenimenti di questi giorni rappresentino un possibile fuoco di paglia che magari si spegnerà da qui a qualche mese o diversamente solo l'inizio di un vero e proprio processo che porterebbe all'indipendenza della regione catalana. Io naturalmente vi rimando ai prossimi aggiornamenti, vi invito se ne avete il piacere ad iscrivervi al mio canale Facce di Cubo e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!